Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. Oh la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo Madonna, lì mi hai fatto morire. Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi è, vabbè, io registro nella giornata di giovedì, quindi giovedì 9 dicembre. Domani per tanti San Paganino, io dico San Paganino da Monte dei Paschi di Siena, che è la mia mitica battuta nel giorno in cui vengono dati gli stipendi. Va bene, cosa parliamo oggi? Ma oggi vorrei parlare un po' di calcio professionistico. Ho visto un po' la partita del Milan dell'altra sera, anche se sono passati i giorni, però almeno mi sono un po' rilassato, no? Perché in quella serata ero un po' nervosetto vedere come ha giocato il Milan. Vi parlo un po' anche della serie dilettantistica, che è uscito fuori un nuovo comunicato dalla parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, sia per la parte, diciamo, dilettantistica e giovanile, quindi le categorie prima, seconda, terza categoria e la parte, diciamo, dei giovanili, juniores, allievi, esordienti, giovanissimi e così via. E allora iniziamo da questo Milan che ho visto, un Milan brutto, un Milan che non mi sono piaciuti l'atteggiamento in campo, specialmente di Ibra, molto lento, servito poco, ma loro un bel gioco, perché bisogna dire che il Milan ha incontrato una buona squadra, rapidità, hanno cercato sempre di andare all'anticipo, ecco, andare a conquistare palla anticipando il proprio avversario. Un gioco veloce da controllo, tra il controllo e il passaggio al proprio compagno, molto rapidi. Il Milan su questo fattore molto lento, quindi in più casi, anche da brutta prestazione per me, ripeto, quello che dico è sempre il mio di pensiero. Un Milan brutto su questo lato qua, che sì, non mi è piaciuto assolutamente. Ibra non gli do, non per me non arriva neanche alla sufficienza. Messià, sì, si dà da fare, nulla da dire su questo ragazzo, però molto lento, alcune cose, su alcuni movimenti che l'ho visto fare è ancora molto immaturo, poi detta passaggi non giusti, magari con velocità di biglia o troppo alto o troppo bassa, quindi l'intercetto da parte dell'avversario è molto facile sulla parte di campo dove lui sta giocando. Un Milan, ripeto, brutto. Poi a un certo punto sembra che abbiamo mollato i remi in barca, e sì, qualcosina sulla difesa in difficoltà. Io dico che è stato anche sulla, se andiamo a vedere i reparti, la parte, diciamo, dei centrocampisti mi è piaciuta, tranne che sì, e questo è quello che alla fine si è meritato il Milan, perché con questa sconfitta il Milan arriva alla fine di questa fase finale ultimo. Vi ripeto che chi ha passato questa fase, la società gli viene elargita la somma di 12 milioni di euro. Aver passato questo turno, l'Atalanta incasserà 12 milioni di euro. Cioè, come dico io, sei messo bene sul mercato.
prossimo, il mercato del, il calcio mercato, parti già con un portafoglio, beh, 12 milioni di euro non sono pochi. Cioè, se vuoi trovare un giocatore buono, come dico io, ce la puoi anche fare, no? Ovviamente non vai a trovare il big boss, il grande campione, però diciamo un rinforzo con quella cifra lo tieni, quindi il Milan deve fare a meno anche di questi 12 milioni di euro. Parliamo un po' del campionato. Adesso il Milan è praticamente senza obiettivi europei, quindi si dedicherà, spero che si dedicherà completamente al campionato italiano, quindi avrà molto più tempo per preparare le partite. Questa è la mia speranza, vi ripeto, le partite di ieri sera non le ho viste, il Malmo, Juve col Malmo, non so neanche i risultati, perché ieri sera ero molto più preoccupato sulla situazione delle strade, perché qui da noi, dove sono io, in Longobardia, che bello, in Longobardia ha nevicato, quindi una cosa, ecco, su questo argomento, adesso cambio un attimino argomento, su questa cosa mi dà veramente fastidio, perché sono in giro da stamattina molto presto. Le strade, diciamo, le arterie principali, diciamo, le statali sono quasi pulite, però se andiamo a vedere i marciapiedi, adesso sono già, il momento in cui sto registrando, in questo momento sono oltre le 10 del mattino, e vedere ancora marciapiedi ancora innevati, mamme, ho visto mamme con i propri bambini andare a scuola, veramente a tenersi ai muri per non scivolare, perché i marciapiedi sono ancora innevati. Cioè, questa cosa mi fa, come dico io, incazzare, perché stiamo pagando persone a casa con il reddito di cittadinanza a oziare, a non fare niente. In questo caso io dico, tanto lo stai pagando, ma se lo paghi fagli fare qualcosa per il sociale. Chiamali, te li mandi fuori e fai pulire i marciapiedi delle proprie. Non dico che devono fare 30 km e andare a pulire le strade di un altro paese. Tanto ormai sono talmente tanta la gente che ozia, li abbiamo in tutti i paesi, li metti tassativo di andare in comune, ti daranno la classica pala per la neve e pulisce almeno, dico, il paese dove abita. Almeno quello, ma non puoi vedere certe. Adesso sono fermo, beh, in colonna. C'è una signora, un ultra settantenne, che sta pulendo con la scopa il pezzettino di marciapiede, diciamo che un marciapiede comune, non è privato, per far passare le persone, è bella lì con la scatola di sale a buttare un po' di sale. Ma lo può fare un ultra settantenne questo lavoro con diciamo l'attrezzatura non specifica, e sta buttando il sale da cucina? Ma no, però dico io, le tasse le paghiamo, la gente oziale a casa la paghiamo, ma mettiamole in campo, dico, l'aiuto sul sociale in questo caso non credo che dovrebbe avere pensarci due volte. Secondo me già metà volta, in mezza volta che tu hai pensato a questa situazione, devi aver già preso il telefono in mano e dire, oh bello, alzati, come, scusate il termine, alza il culo e vieni in comune a prenderti la pala e inizi ad andare a pulire. Se no il reddito di cittadinanza non te lo mollo sto mese. Che cavolo. Ma almeno dico, fare i lavori semplici, ci sono da sistemare i parchi gioco, da tenere pulite le strade del proprio paese dove si abita. Non fa schifo, come dico io, non è un lavoro umiliante, non è che devi andare, dico, a raccattare le carte con le mani. Cioè, oggigiorno abbiamo l'attrezzatura per raccogliere anche persino il mozzicone di sigaretta. Quindi dico, vogliamo pagare queste persone a stare a casa perché magari hanno perso il posto di lavoro, hanno mille problemi. Io non metto in dubbio che ci sono anche persone che questo reddito di cittadinanza se lo sono virgolettato, meritato. Però in questi casi, visto che abbiamo delle città, dei paesi dove veramente manca la mano su queste piccole cose, tenere pulite le aiuole, le piazze, mettiamoli in campo, tanto li paghiamo. Vabbè, questo è
un mio sfogo. Quello che dicevo è che scusate, ma uno mi ha tagliato la strada con queste situazioni. A parte, mollate sti cavoli, scusate, di nuovo un altro sfogo, ma mollate sti telefoni. Non puoi andare in giro col telefono su strade innevate e dove devi fare una svolta e non metti neanche la freccia. Ma stiamo scherzando veramente? Ma io non lo so. Io ormai sei arrivato al punto che salgo in macchina, faccio tutto tranne che guidare. Sì, ormai fai di tutto tranne che la cosa essenziale, cioè guidare, stare attenti alla guida, mettere gli indicatori, niente. No. Sì, oggi si va, si legge il giornale, si parla al telefono, si chatta, si mandano messaggi WhatsApp, si guarda Google. Io dico, ma dovete fare una cosa, si sale in macchina, una cosa bisogna fare, guidare. Ricordatevi sempre che parliamo di un'autovettura, l'autovettura, se la gestione della vettura è in questo caso fatta male, è un mezzo di morte. Cioè, non potete stare attenti al telefono e non alla strada. Ci sono bambini che attraversano, signore che attraversano la strada. Non siete rapidi a capire il pericolo della strada. Sì, poi fate i frenatoni, come dico io, i frenatoni, e poi arrivate alle rotonde, niente frecce, non si sa dove andate, cosa fate. Cioè, noi che siamo sulla strada tutti i giorni, non siamo degli indovini. Abbiamo, sì, è vero, abbiamo tanta esperienza sulla strada, perché a differenza di altri certe cose le capiamo, però non siamo degli indovini. Non posso sapere se quello davanti di me frena e arriva in una rotonda, dove va questo? Destra o sinistra? Boh, ma vediamo, sicuramente sta col telefono in mano. Poi sapete, poi può fare anche altro a parte telefonare, vabbè. Come altro piccolo sfogo. Ah, stavo dicendo, torniamo di nuovo sul calcio, ma quello dilettantissimo. È arrivata una nuova comunicazione da parte della federazione, vi ripeto, sia per la dilettantistica sia per le giovanili. Ma in entrambi i casi, qua si va a parlare sul Green Pass. Allora, è assurdo. Allora, immaginate che arriva questa circolare, 6-7 punti, dove viene specificato dall'allenamento alla partita, ai genitori, chiamiamo genitori spettatori, e a tutta una serie di precauzioni da prendere dalla parte della società per quello che riguarda la sanificazione degli ambienti e tutto quanto. Allora, partiamo dai giocatori. In questo caso io ho il mio gruppo di ragazzi, la mia dice rosa di ragazzi, e ne ho tre senza il green pass, due di quale non ci sarà intenzione di fare il vaccino, uno ha già fatto la prima dose, e adesso vi spiego il perché vi sto dicendo tutto questo. La prossima ce l'ha intorno oltre la metà di dicembre, una decina di giorni diciamo. Però quanto riporta il comunicato, allora, se non hai il green pass, immaginate che il ragazzo alla fine, vai a vedere, ve la faccio in breve, non può accedere agli spogliatoi, non, ovviamente non potrà fare la doccia, e praticamente la soluzione da prendere arriva già cambiato, finisce la partita e non passando dalla struttura dalla struttura andrà a casa, in questo caso se è una serata oggiosa, umida, andrà a casa bagnato, va bene, nel rispetto diciamo della regola può andare anche bene, però io dico può accedere al campo di gara se porta il tampone delle 24 ore. Quindi se io gioco alle 10 del mattino e faccio di norma il ritrovo un'ora prima, cioè questo ragazzo deve fare il tampone alle 8, ma se gioco in casa, se io gioco come mi capita a un paese che ci vuole 40 minuti ad arrivare, ovviamente io dico alle 9 là, però alle 9 vuol dire partire di casa alle 8, cioè a che ora fanno i tamponi? Vabbè, questo uno dice, vabbè, questo è un problema per chi non si è vaccinato, giusto, però stiamo parlando sempre di un bambino, di un ragazzo.
ragazzo, vabbè, io ho un ragazzo di 15 anni, ma questo problema prevale anche sui bambini di 11-12 anni, quindi vabbè, dice, però i genitori devono provvedere a, va bene. Poi su questo argomento non si scende sotto, mi sembra, o il decimo o il dodicesimo anno di età. Su questo qui non è valido questo nuovo comunicato. Però il problema sta lì. Io, va bene, mi faccio dare il tampone dal ragazzo, come è già successo, perché nella giornata di ieri io ho avuto un recupero di campionato. È arrivato e ha detto: no, mi dispiace, ma io stai fuori dallo spogliatoio, non è consentito. Ma io la prima dose ce l'ho. Ho detto: ascolta, non le faccio io i comunicati, non emetto io certe sentenze, io le devo solamente rispettare il bene per la squadra e dell'intera società. Perché vi dico intera società? Perché ci sono i controlli. Mettiamo caso che esce fuori il controllo e mi trovo un ragazzo all'interno dello spogliatoio, io mister, il mio secondo e il dirigente o i dirigenti siamo responsabili. Allorché se questo ragazzo io lo faccio schierare in campo e alla fine della o il giorno dopo risulta positivo, ovviamente devi dare comunicazione e non mi risulta che il ragazzo ha fatto il tampone, chiudono la società. Questo è alla fine come sta intervenendo la federazione. Se ci trova un ragazzo all'interno di una settimana durante gli allenamenti e vengono a fare un controllo, perché faranno i controlli così random e ti trovano che c'è in campo un ragazzo e non ha eseguito il tampone prima di accedere al campo d'allenamento, chiudono la società, cioè sono arrivati a questo punto. Però il problema dove sta ancora di più? Che va bene, il ragazzo mi porta il tampone, entra in campo e gioca, è un gioco di contatto. Anche se c'è nel gioco, c'è un momento in cui, mettiamo caso che c'è la classica fallo, giusto? Il direttore di gara dà una punizione, il portiere richiede cosa? La barriera. Quindi i ragazzi alla fine sono uno attaccato all'altro. Quindi che tu mi abbia o non mi abbia portato il tampone, che sei non vaccinato, ma sono a stretto contatto. In panchina non fanno le panchine extra per i non vaccinati, lui è in panchina con tutti gli altri, ma non è vaccinato. Capite qual è? Cioè, sei arrivato all'assurdo, come dico io. Allora sicuramente poi io, visto che tanti anni che sono all'interno, solco i campi da calcio, ho sentito varie persone, ma sono tutti, se non direttori sportivi, sono oppure dirigenti di squadre, dove ho avuto il piacere e l'onore di stare a loro fianco, mi ha detto che adottano anche loro questo sistema. Però fa sicuramente la federazione e manderà un nuovo comunicato dicendo: chi ha il green pass gioca, chi non ha il green pass non gioca. Alla fine è una mossa che sta facendo la federazione, quindi per arrivare a fare questa linea: o sei tamponato, cioè o sei vaccinato giochi, o non sei, se non sei vaccinato non giochi, basta. Secondo me è inutile neanche questa brutta farsa. Perché? Ma perché un ragazzo quando si allena gioca e non fa la doccia, sappiate che il ragazzo nel 50% ti si ammala. Quindi anche se si copre, quello che va, però una doccia calda leva via mille problemi. Quindi per me, io vi ripeto, questo è sempre il mio pensiero. Può essere per alcuni un pensiero ingiusto, per alcuni può essere un pensiero giusto, ma aver fatto questa mossa di né bianco e né nero, vi ripeto, il mio pensiero non è stato giusto.
di subito arrivare al dunque e dire: ascolta, sei vaccinato? Sì, giochi. Non sei vaccinato? Non giochi, basta. L'avrei finita qua senza problemi. Sapete che io poi di Covid ne voglio parlare sempre il meno possibile, quindi vabbè. Poi invece per quello che riguarda gli spettatori c'è scritto tassativo anche per i genitori, a differenza dei calciatori in questo caso, puoi accedere alle tribune solo se hai mascherina ovviamente indossata, con naso bocca coperto e Green Pass. Cioè vengono, cioè l'ha detto che misura la temperatura per tutti i genitori e richiede il Green Pass. Su questo qua vedete, perché vi dico, non è né bianco né nero. Allora, per gli spettatori sì, per i calciatori no. Va bene. Come io finirei anche qua, vabbè, i 4-5 punti della salienti di questa nuova comunicazione riguarda la sanificazione degli ambienti, dove devi essere certificato, anche qua altri soldi che impegneranno le società a elargire per la sanificazione. Vi dico che ad ogni gara bisogna dare sia una precisazione: sappiate che il direttore di gara non controlla i Green Pass, né genitori no, ma neanche i calciatori, dove alla fine in questo grande rettangolo di gioco saranno in 23. Quindi anche su questo lato i direttori di gara, detto arbitro, non controlla il Green Pass. Vi stavo dicendo, su questo comunicato vengono fatti altri 6-7 punti, dicevo, la sanificazione, ma poi ci dovrebbe essere, ma la speranza qua è per le società, che la federazione dovrebbe elargire una somma base un po' per tutti per quello che riguarda le sanificazioni. Va bene, tutto qua, vi ripeto, l'assurdo è che io società che ospito, ovviamente l'arbitro viene in uno spogliatoio dedicato, io devo sanificargli il pallone di gara, chiaramente devo sanificare il pallone di gara, che userà quanto? Lo prende in mano, arriva a fa ovviamente al momento del gioco la fa, schiera i ragazzi a metà campo per il classico saluto inizio partita, la palla va giù, quanto è durata? 3 minuti, però io sono obbligato a sanificare il pallone. Quindi vedete, vabbè, le cose assurde di alcuni comunicati. Va bene, come dico di solito, cos'è? La solita frase, la mitica frase, è tutto qua. Da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carro, noi vi auguriamo una buona giornata e sempre va il ringraziamento a tutte quelle persone che si dedicano agli altri. Buona giornata a tutti. Radio Carro, la radio che spacca. Morning's pain, baby.
musica da ascolto su Radio Carro. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, bentrovati, venerdì 10 dicembre 2021, buongiorno anche da parte mia, mentre cerco di regolare il giusto volume della musica di sottofondo, questo bellissimo brano di Zucchero, veramente molto bello, molto bello. Allora ragazzi, come oggi è venerdì, sapete che venerdì è una giornata, normalmente sarebbe la puntata dedicata alla scienza e tecnologia, Sono molto combattuto ragazzi, perché io mi ero preparato una puntata, sinceramente, dove ci sono 3-4 notizie che sono veramente dell'incredibile, da dire e da commentare. Il problema è che contemporaneamente nell'attualità stanno succedendo delle cose che da un punto di vista anche giornalistico non le puoi bypassare, non puoi far finta di niente e dire altri concetti, anche se magari qualcuno dice vabbè, magari uno si distrae un po', parla anche di qualcos'altro eccetera eccetera, no? Da una parte è vero, però avendo saltato la puntata di ieri, chiaramente queste notizie, seppure tra virgolette vecchiotte, almeno un paio sono vecchiotte, sono date di ieri, però mi sento in dovere assolutamente di darle e chiaramente assolutamente di commentarle. Ma prima di arrivare a questo ragazzi, mi voglio lanciare lì a, diciamo tra virgolette, uno sfogo che ha detto Over poco fa nel suo bellissimo intervento, sempre molto molto accalorato e molto bello. Perché non è un caso che Over si è lamentato appunto di chi guida, che ha il telefonino o che magari fa tutte altre cose tranne che guidare, Lo dico perché proprio ieri mi è arrivata una segnalazione, mi è arrivata un'email da parte di un nostro ascoltatore, il quale mi ha scritto, Maurizio, voi siete la radio su ruote, ok? Sempre in movimento. Dice, come, non so in che modo fate radio, in che modo parlate e quant'altro, però è evidente che mentre parlate in radio tutto quanto vi distraete e state facendo altre cose. Quindi, cioè lui ha voluto far capire che siamo di cattivo esempio. Ecco, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, dobbiamo sempre contestualizzare le cose, ok? Allora, ieri non siamo andati in onda, perché? Perché ieri, avevo praticamente annunciata, c'è stata una giornata di forte neve, c'è stata una nevicata molto molto pesante. Ieri tra l'altro il lavoro è stato particolarmente difficile, sono stato al telefono costantemente con Roby per darci una mano, darci qualche consiglio per così, no? Anche per tenersi svegli, per tenersi più vigili e quant'altro. È un esercizio che negli ultimi tempi facciamo spesso, cioè ci aiutiamo a vicenda. Molte volte stare così, guidare la sera, la notte, no? Con orari un po' particolari, tutto quanto può portare un po', no? Della sonnolenza. Quindi parlare con qualcuno al telefono così porta, no? Ad tenersi compagnia e quindi essere più svegli. Quindi ieri è stato fatto un po' la stessa cosa e osservando la strada completamente innevata, ho camminato tutto il tempo di strada con, si viaggiava dai 7 cm ai 15 cm di neve, grosso modo quasi ovunque, a parte nelle strade principali. Ed una cosa del genere, ragazzi, io ne ho già parlato l'altro giorno eravamo in radio proprio quando ho fatto quella grossa frenata. Perché? Perché francamente quello che dice il nostro ascoltatore è vero, lo confermo. Se tu fai parli in radio qui con voi, devi essere, hai un modo di parlare, devi
cercare di esprimerti in un certo modo, non puoi esprimerti liberamente, non puoi fare delle pause mentre stai parlando, sei anche portato tra virgolette pure a gesticolare con le mani mentre stai parlando, perché magari stai cercando di esprimere qualche concetto, e poi soprattutto hai nella mente non quello che tu devi dire, quindi la mente è portata ad andare oltre. Quindi come fai a fare tutte e due le cose insieme? Allora, ecco perché dico, bisogna contestualizzare le cose. Sia io che Over non stiamo col telefono in mano o col microfono in mano. Sia io che Over abbiamo le braccia, le mani completamente libere. E la visuale del vetro davanti è completamente libera. Tramite, ecco, io prima avevo addirittura, mi ero inventato di mettere un microfonino che partiva dal telefonino, andava sopra, passava all'interno del, come si chiama, di quella cosa per coprirsi gli occhi dal sole, ma non mi viene esattamente il nome in italiano, attaccato con lo scotch tutto intorno, con un piccolo filo, una piccola spranga di ferro che scendeva direttamente dritto davanti alla bocca. Adesso finalmente ho comprato, sia io che Over abbiamo questo, un bellissimo auricolare Bluetooth collegato direttamente all'orecchio, e quindi con il microfono, e quindi noi in realtà, cioè tu guidi ma sei completamente libero, non hai le mani, non sei indaffarato a lavorare chissà che cosa. Prima cosa. Seconda cosa, personalmente il telefono lo tengo attaccato al vetro, nella parte sinistra del vetro, con la mano subito pronta eventualmente ad agire sul telefonino, ma pur mantenendo la mano sinistra direttamente sul volante. Un po', non so quanti di voi si ricordano le vecchie 1, vi ricordate le vecchie 1? Le vecchie 1 avevano tutti gli strumenti, invece di averle i contatti, le luci, le frecce e quant'altro, no? Invece no, le frecce sì, ma le luci, i tergicristalli, tutti, invece di avere le classiche levette sul volante, no? Che tu giri, avevano questi contatti direttamente proprio davanti, sul cruscotto, si trovavano davanti diciamo poco davanti al volante. Per cui tu, mentre avevi le mani a 10-10, a orario 10-10, quindi orario, cioè il modo di tenere il volante in modo perfetto, 10-10, tu bastava allungare le due dita, in generale era sempre il dito medio o il dito anulare, e tu potevi prendere da girare. Ecco, la stessa cosa faccio io sul mio telefonino. Quando dico... quando sentite, si alza la musica, si abbassa la musica, spengo il microfono, metto un'altra canzone, non tolgo mai la mano dal volante, la mano rimane pur sempre libera qui davanti per agire. Il tutto è sempre condito da un fatto che, ragazzi, io guido su strade di campagna dove c'è più rischio di incontrare animali selvatici che non persone e che non altre macchine. In effetti io non incontro nessuno lungo la strada. In questo momento sto guidando su una strada in campagna, segnaletica orizzontale, quindi le varie linee non ci sono, proprio per quanto la strada è fuori mano, per così dire. Non ci sono cartelli, e chiaramente non corro quel rischio che corre appunto una persona in città, dove c'ha la madre col passeggino che attraversa la strada, il vecchietto magari che sbanda un attimino e magari ti finisce leggermente nella careggiata, quello, ecco, l'imbecille di turno che ti taglia la strada e non ti mette la freccia, e quindi devi fare attenzione anche a lui. Mio padre diceva sempre: Mori, fa attenzione, perché di te mi fido e degli altri che non mi fido, no? Per esempio, ecco, in una situazione del genere, ragazzi, se io dovevo fare, guidavo in una situazione simile, vi dico che francamente la radio non l'avrei fatta. Perché? Perché non riesci a fare due cose contemporaneamente bene, fatte bene. Tu sei costretto, diciamo, cioè il tuo grado di concentrazione si porta al 70% per fare una cosa, al 30% per farne un'altra. Che significa che se le condizioni della guida sono ottimali, come quelle che sto affrontando adesso,
È vero che c'è ancora un po' di nevischio nelle seconde strade, ma è sempre poca roba, hanno passato il sale, si è pulito più o meno ovunque, anche se fuori abbiamo più o meno una quindicina di centimetri, eh. Ieri ha fatto nevicato per tutto il giorno fino a sera tardi, facendo circa 15-20 centimetri di neve ovunque. Però c'è il cielo sereno, le strade sono pulite, non nevica, non piove né niente, insomma si può guidare in modo normale. Ecco, guidando in una situazione così, senza traffico, senza rischi appunto di persone che attraversano la strada, perché di fatto non ci sono, senza queste situazioni, diciamo, di imprevisti che possono succedere, per esempio ecco, in città ogni centimetro quadrato di guida che fai, è chiaro che tu puoi concentrarti al 60% a fare radio, a parlare in radio con voi. Come questo valore si abbassa, e quindi vuol dire che la guida diventa complicata perché nevica o perché c'è una forte nebbia o magari perché c'è tanto vento, il vento porta rami, a volte addirittura alberi al centro della strada che magari li vedo all'ultimo momento perché magari si trovano dietro una curva. Ecco, in situazioni come queste, come si abbassa questa percentuale di mia attenzione che devo concentrarmi più alla guida, io la radio la bypasso, la radio la salto. Perché? Perché ragazzi, perché non riesco a concentrarmi bene in fare entrambe le cose, non ci si riesce. Un conto, direte, ma ieri parlavi con la roba al telefono. Certo, un conto è parlare con una persona al telefono, dove puoi parlare liberamente, puoi esprimerti liberamente, dove non parli sempre tu, come sto facendo adesso appunto in radio, no? Momenti in cui ti puoi, tra virgolette, distrarre, cose del genere, no? Quindi non ti comporta una concentrazione in modo specifico, come invece porta in modo specifico nel momento in cui io preparo la trasmissione con cui io sto registrando. Quindi ragazzi, la sicurezza sempre prima di tutto, sempre prima di tutto. Chi va in macchina e prende il telefono, manda i messaggini, scrive, si mette a fare altre cose, a guardare mentre sta guidando, allora bene, tenete presente una cosa ragazzi, che se guidate appunto in campagna dove non c'è nessuno, come il sottoscritto magari, no? E io per mandare un messaggio, per guardare un sito internet, che ne so, per far qualcos'altro, sbando, vado fuori strada, mi posso andare contro un albero, posso andare contro un palo, posso andare dentro un fosso, tra virgolette non faccio di danno a nessuno se non a me e alla mia macchina. Ma se io mi trovo in città, come diceva giustamente Over, e per fare quest'altra operazione sbando, vado sulla destra e sulla destra c'è una mamma con il passeggino con suo figlio, io li uccido, io le ammazzo. E tutto per che cosa? Allora ragazzi, se volete, se siete obbligati a fare certe cose, a usare il telefonino mentre lavorate, prima di tutto dovete attaccare il telefonino al vetro, abbastanza vicino al volante, senza coprirvi troppo la visuale, da vicino, primo. Secondo, un auricolare Bluetooth, con cui tu lavori sempre con le mani libere. Terzo, se dovete per forza accettare, parlare con qualcuno e col WhatsApp, non si scrive, ragazzi, non si scrive. Abbiamo i messaggi vocali, si manda un messaggio vocale, ma quello non lo può ascoltare. Allora ti fermi da un lato senza dar troppo fastidio a nessuno, va bene? E ti scrivi il tuo messaggio. Quando quello ti risponde, non ti metti a leggere il messaggio mentre guidi, perché ragazzi, di giorno e tutto quanto, non siete soltanto voi. Immaginatevi voi che per un cretino che sta al telefono ammazza tua moglie e tuo bambino piccolo mentre sta facendo la sua passeggiatina mattutina per far prendere un po' d'aria al bambino, e questo per stare al telefono ti ammazza tua figlia, che cosa fareste? Cosa fareste dopo? E anche la persona che stupidamente, criminalmente ha fatto questo gesto, come vive dopo con un rimorso simile dentro il cuore, sapendo di aver spento delle vite o di aver fatto anche solo del male a delle persone, magari ridotto su una sedia a rotelle una persona? Come puoi pensare di vivere con un senso di colpa simile? Ecco perché ragazzi, noi siamo sì la radio su ruote, sempre in movimento, certo,
ma fatta in una certa maniera, fatta in un certo modo. Poi magari qualcuno mi dirà, ma siete criticabili lo stesso. Sicuramente, sicuramente potremmo essere anche criticabili. Però ragazzi, ci sono delle precauzioni. E vi ripeto, se c'è la minima cosa, che io mi rendo conto, quante volte ho cominciato a registrare e poi dopo dico, cavoli, non ce la faccio, cavoli, è troppo pericoloso, mi fermo e spengo, tutto al più andrò in onda il giorno successivo, ma non rischio la mia vita e la macchina per fare radio qui con voi. E questa è stata una scelta. Ecco perché rispondo al nostro ascoltatore Mirko, che ci ha scritto appunto, che mi ha scritto ieri dicendo, ho spiegato bene in quale modo noi riusciamo a fare radio, in quale modo riesco a registrare la trasmissione sia io che Over con i suoi interventi mentre si guida, è vero, ma contestualizzate le cose, siamo sempre in una situazione di assoluta sicurezza, o perlomeno molto più vicini, ecco, come sicurezza, diciamo così. E lo ripeto, come la situazione della guida diventa troppo pericolosa, si smette. Anche molto spesso sentite anche che Over non fa il suo intervento, no? Magari io vado in onda perché le condizioni della guida lo permettono e Over non lo sentite. Perché non lo sentite Over? Perché magari non riesce a registrare, perché molto spesso magari deve concentrarsi troppo sulla guida e non può farlo. Ragazzi, perché quando si fanno certe cose, quando si decide di parlare, su un video, su una radio come questa o quant'altro, c'è sempre una certa responsabilità dall'altro lato del microfono di chi ti ascolta. C'è una responsabilità, ecco perché dico sempre che tu abbia milioni o miliardi di ascolti o pochissimi ascolti, la tua responsabilità non cambia nel dare notizie corrette, nel dare notizie che devono essere confermate, senza dire cazzate, dire notizie false o cose del genere. Bisogna sempre contestualizzare le cose e dare notizie regolari, e soprattutto devi cercare anche di dare un buon esempio, perché dall'altro lato c'è gente appunto che ti ascolta, c'è gente che giudica soprattutto, e magari potremmo anche dire non essere il buon esempio. Ok? Questo, mi sono preso molto tempo per questo, ma era sicuramente doveroso. Oh, detto questo, un'ultima cosa ragazzi, quanto riguarda, anche perché ieri appunto mi è stata fatta anche questa domanda, ricordo sempre al nostro indirizzo email ragazzi, radiocarro@gmail.com, ci potete scrivere. Ecco, mi è arrivata un altro commento, un ascoltatore che mi ha chiesto, ma la trasmissione sulla pesca del sabato non la fate più? No ragazzi, ritorneremo a farla sicuramente. È che anche qua bisogna registrare la sera. Allora, bisogna riuscire a mettere insieme le varie cose. Un orario che sia decente, tra virgolette, che possiamo andare in onda io e magari io e Roby, oppure Roby e Manuel, no? E alle volte diventa complicato, soprattutto se per esempio Roby, che chiaramente lui è il conduttore, la trasmissione è la sua, sia io che Manuel siamo ospiti in quel caso lì, se Roby come questa settimana fa un turno particolare, si sveglia la mattina presto, la sera va a dormire presto anche se è sul camion, quindi non può registrare. Ecco, quando succedono queste situazioni purtroppo magari non andiamo in onda. Ecco, sappiate che non è che la trasmissione sulla pesca l'abbiamo chiusa, che non c'è più, anzi ritornerà il prima possibile, ritornerà assolutamente il prima possibile. Tra l'altro stiamo preparando, Roby ha preparato due o tre argomenti che sono molto 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 interessanti. Nel frattempo sto passando su quel tratto di strada sterrata, diciamo verso la montagna, e questo rumore che sentite sottofondo praticamente è la neve che è diventata ghiacciata e quindi diventa abbastanza, diciamo così, sentite questo rumore di sottofondo. Oh, e quindi dovendo adesso affrontare un tratto di strada appunto abbastanza complicato, non pericoloso, ma abbastanza complicato, seppure si affronta andando molto 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 piano,
ragazzi, io in questo momento stacco, metto la pausa, e ci risentiamo non appena, almeno io personalmente metto la pausa, così posso concentrarmi anima e corpo su questo tratto di strada che francamente è abbastanza complicato da fare. Sempre per farvi capire il concetto. Ecco, passato questo tratto di strada non semplice, adesso siamo in pianura. Un'ultima cosa, ragazzi. Io monto gomme da neve, gomme termiche nuove, sono arrivate nella giornata dell'altro ieri, proprio apposta. Ho pagato una spedizione più alta, più costosa, sono andato da un mio amico meccanico a farmele montare immediatamente perché sapevo che ieri arrivava la grande nevicata. Quindi monto su gomme da neve specifiche per la neve, quindi termiche molto morbide con un profilo molto alto, nuove. Non vado in giro con gomme universali, o addirittura, a parte che qua è vietato portare le gomme, diciamo, estive, quelle normali. Dal primo di novembre non si può girare con le gomme estive, deve avere quantomeno le gomme, diciamo, universali, quelle che hanno una mescola, diciamo così, non sono né troppo morbide né troppo dure, che ti consentono, diciamo, tra virgolette, di andare tutto l'anno. Ma in situazioni critiche come queste di forte neve eccetera eccetera, sinceramente preferisco avere gomme assolutamente nuove, sempre. Ecco, anche su questo, ragazzi, quando arriva l'inverno fate un po' di attenzione. Lo so che può scocciare cambiare le gomme, spendere dei soldi e tutto quanto, però magari, ragazzi, non succede quasi mai, ma succede. La differenza tra le... questo lo dico per esperienza, proprio esperienza diretta. La differenza che c'è tra le gomme da neve, le gomme universali o le gomme normali è enorme quando le temperature sono basse e tutto quanto. È veramente enorme. Ecco, magari per non cambiare le gomme, arrivate troppo lungo su una curva, sta nevicando, frenate, la macchina non curva, non frena, va dritta, boom, e ammazzate qualche persona, o finite addirittura dentro casa di qualcuno, dentro il cortile di qualcuno. Magari per stare lì a non spendere qualche soldo e a risparmiare non vi siete comprati delle gomme appunto, no, un po' specifiche. Direte: ma tanto nevica uno o due volte l'anno. Ho capito, ma quella volta ti è sufficiente per provocare dei danni, per rovinarti la vita a te e rovinarla soprattutto agli altri. Ragazzi, cioè uno deve sempre pensare alle conseguenze delle sue azioni. Le conseguenze delle sue azioni, dopo, quando ci sono, vanno pagate. E quindi, cioè, io forse arrivo anche da una storia, diciamo, da una storia tra virgolette marittima, no? Cioè dal mare e tutto, dove sei costretto in mare a dover pensare sempre al peggio di quello che può succedere, perché i marinai dicono 99 volte a te, ma una volta a lui, cioè una volta al mare, ma quella volta a lui basta. E magari ti ritrovi in situazioni complicate, o addirittura ti ritrovi, perché magari no, hai... ti sei dimenticato di fare quella cosa, di farvi mettere quella precauzione, di magari addirittura di comprare una corda nuova, invece dici no, per risparmiare tengo quella vecchia e poi si spezza. Cioè, sono piccole cose, ragazzi, sono piccole cose che però da capitano hai una responsabilità nei confronti tuoi, nei confronti del tuo equipaggio. Ecco, quando ci si mette alla guida di una macchina, non pensate che la cosa sia tanto diversa. Non pensate che sia tanto diversa. Per stare a risparmiare 200-300 euro andate in giro con delle gomme magari appunto, ecco, estive non idonee o addirittura mezze finite, poi arriva la neve e boom, siete nei guai. Ecco, se ieri non sarebbero arrivate in tempo, l'altro ieri, le gomme nuove da neve che ho ordinato, avevo già parlato con mio suocero di usare la sua macchina, perché lui ha le gomme da neve nuove appunto, e di usare quella per la notte, ma non di andare tranquillamente così. Detto questo, ragazzi, allora finalmente, dopo lungo preambolo, vabbè, adesso andiamo velocemente a dire queste novità, queste notizie importanti. Allora, la notizia finalmente, dopo tanto aspettare, oddio, non è che si aspetta tantissimo, però dopo tanto aspettare è arrivata finalmente lo studio fatto dai dottori sudafricani su questa famosa variante, nuova variante del Covid, variante Omicron.
ci sono notizie che sono buone, confortanti, notizie importantissime, e purtroppo ci sono delle notizie che sono molto preoccupanti, ma molto preoccupanti. Poi chiaramente, ragazzi, lo studio va portato alla fine, lo studio va completato e tutto quanto, c'è ancora tanto da lavorare, non pensate che siano dati definitivi, però per quanto sia, no? Almeno un'indicazione già ce l'abbiamo. Allora, la buona notizia è che il virus si sta piano piano adattando all'essere umano, lui sta variando in maniera tale che può sopravvivere, riesce a sopravvivere sempre di più, per poterlo fare e diventa meno aggressivo, meno forte, cioè con la virulenza un po' più bassa. Cioè, se tu oggi ti prendi la variante Delta puoi star male e potresti morire, con la variante Omicron i sintomi sono molto più leggeri, molto più leggeri, a tal punto che in Sudafrica anche i non vaccinati non è morto nessuno, almeno fino ad ora. Questa è la buona notizia, il che vuol dire che piano piano si può vedere, si può cominciare a vedere una luce in fondo al tunnel. Cioè, in che senso? Che noi non riusciremo mai a debellare un virus così tanto pericoloso e contagioso e così tanto mutevole, al punto che siamo in molti, dico siamo perché io dopo averci pensato molto, essermi informato molto, sono abbastanza convinto che questo virus di naturale ha ben poco. Quindi non riusciremo mai a debellare questo virus del tutto, a farlo sparire del tutto. Questo virus ci dovremo convivere. Quindi per conviverci la cosa migliore sarebbe che diventa meno forte. Te lo prendi, ti dà qualche minimo di sintomi e ti passa e via, ogni tanto ti tocca. Quindi questa è sicuramente la cosa positiva. Le cose preoccupanti invece, ragazzi, sono diverse. Allora, in Italia 3 giorni fa si sono verificati, c'erano soltanto 15 casi di variante Omicron, di persone appunto arrivate direttamente da Sudafrica. Però di queste 15 persone ce n'è una che non ha proprio la variante Omicron del ceppo originale africano. È già una sorta di prima mutazione, appunto, che il virus fa, adattandosi al nuovo clima e quant'altro. Quindi già questa, in realtà tu non sai esattamente che tipo di mutazione adesso hai in atto. Però anche questo sicuramente è una cosa da tenere presente. Altra cosa molto importante, la variante Omicron è diventata molto più contagiosa di quanto è la variante Delta o il Covid originale di Wuhan. Io a questo punto, quando gli scienziati dicono è molto più contagiosa, io mi domando in che modo è molto più contagiosa, perché poi oggi usano dei termini e poi alla fine non li contestualizzano, no? Ecco, vedete l'importanza dell'informazione. Che significa che è più contagiosa? Vive più tempo nell'aria allora, invece di vivere pochi secondi nell'aria, fluttuando nell'aria, riesce a sopravvivere più tempo, quindi è diventato più resistente, mi posso immaginare, e quindi riesce a resistere anche attaccate alle superfici più tempo di quanto magari non riesca la variante Delta. Altrimenti non mi viene in mente in che modo può essere diventato più contagioso. Che cosa fa il virus? Salta, fa 10 metri, salta da una persona, come una cavalletta, fa 10 metri e attacca la persona successiva. Non credo che faccia questo, ma però magari quello che può fare, penso che nell'aria possa sopravvivere più tempo, sicuramente. Altrimenti non mi viene in mente in che modo può essere diventata più contagiosa. E ha un tempo di incubazione ancora più lungo. Cioè, si è sempre raccontato che più o meno può passare un tempo di 14 giorni, di 2 settimane, tra il momento in cui tu ti infetti e il momento in cui hai magari dei sintomi. In quei 14 giorni tu vai in giro infettando tutti quanti, diventando in realtà quello che in virologia si dice come dei vettori, diventi direttamente dei vettori, no, della malattia.
io, cioè il virus si nasconde dentro di te, fai in modo che tu non ti accorgi che lui è dentro di te, quindi che c'hai dei sintomi, perché poi hai dei sintomi, stai a casa, non incontri nessuno. Ma se tu non hai nessun sintomo, sei libero di poterti muovere, infetti tutti quanti, logicamente. Ecco, il periodo di incubazione è diventato più lungo, quindi vedete come il virus sta mutando per cercare sempre di più di sopravvivere. Altra cosa particolarmente inquietante è che i tamponi classici che usiamo, cioè quelli igienici, no? Cioè quelli al naso o quelli alla saliva, sono quasi del tutto inefficaci al tampone. Cioè tu ti fai il tampone e dici ok, sono negativo, non c'è problema, sono negativo. Sì, sei negativo per quanto riguarda il Covid originale di Wuhan o magari per la variante Delta, ma non sei negativo magari per la variante Omicron. Quindi questo significa che dobbiamo ridisegnare, cioè ritrovare un modo per poter alla fine sapere chi sono i positivi di questa variante Omicron, perché a un certo punto se tu non sai, se il tampone ti dice che sei negativo e quindi tu ti senti libero di poterti muovere e quant'altro e magari non lo sei, diventa veramente un problema. Ultima cosa, ed è francamente la più inquietante, la più importante, è che il vaccino, per come lo conosciamo, è quasi del tutto inefficace contro la variante Omicron. Ti dà una protezione bassissima, quasi nulla, del 20% più o meno. Cioè non è che tutti i vaccini e dici ok, no, come adesso, io mi vaccino, sono protetto, almeno per 2 o 3 mesi sono sicuramente protetto, non mi infetto, io non infetto più o meno nessuno, logicamente, non mi prende nessun sintomo, non mi succede quasi niente, ma nei primi 3 mesi ragazzi in effetti succede quasi niente. Dopo, il problema è dopo. Ecco, invece per quanto riguarda la variante Omicron, praticamente il vaccino è quasi del tutto inefficace. Niente paura su questo, perché la Pfizer si è già detta che stanno già cominciando a regolarizzare il nuovo vaccino regolato appunto per la variante Omicron. Quindi questo cosa ci fa capire? Ci fa capire, ragazzi, che una volta eseguite queste terze dosi dovremo, perché anche io sono stato vaccinato, prepararsi a fare una quarta dose quanto riguarda il vaccino della variante Omicron. E su questo quei maledetti porci della Big Pharmacy, scusate il termine, scusate l'aggressione, ma è la verità, quei maledetti porci della Pfizer hanno già detto che aumenteranno addirittura i prezzi di questi vaccini. Cioè non contenti dei soldi che attualmente stanno guadagnando, che stanno mandando veramente al lastrico la maggior parte degli stati, che in questo momento stanno producendo moneta, stanno stampando moneta così per pagare in realtà i vaccini, perché sappiate ragazzi che dice lo Stato te li mette gratuitamente, certo, ma lo Stato li paga, non sono gratuiti, lo Stato li deve pagare. E se io continuo a produrre moneta senza essere tra virgolette, intanto ho spento la macchina, e continuo a stampare moneta non sopportato chiaramente, quindi facendo crescere il debito pubblico, e continuo a farlo, sappiate che in questo modo cresce l'inflazione, e quando cresce l'inflazione vuol dire che serve sempre più moneta per acquistare le cose, è lì che diventa il problema. Cioè questi aumenti che a breve avremo ancora in un modo proprio pazzesco, si prevede che per gennaio-febbraio tra gas e energia elettrica registreremo un aumento addirittura, tenetevi forte, del 400%, quindi immaginatevi voi, il che sarebbe veramente una sorta di catastrofe se ciò fosse, come stanno dicendo, ma questo aumento di tutti questi prezzi, tutte queste materie prime, non sono causate soltanto chiaramente dal costo dei vaccini, ci mancherebbe altro, ma anche da quello, ma anche da questo, perché sono costi in più, tant'è vero che solo lo Stato italiano ha finanziato 1,5 miliardi per le terze dosi,
cioè vuol dire che allo Stato le terze dosi costano 1,5 miliardi. Poi dovete sempre pensare che c'è sopra la logistica, lo stoccaggio, il personale da pagare. Non è che dici faccio 1,5 miliardi e sono a posto, no, no, ci costa ancora di più. Ecco, tenete presente che tutte queste cosine, costa dei soldi, costa dei soldini, e quei soldini vanno pagati, perché quei maledetti porci della Big Pharma mica ce lo danno gratis, o mica dopo aver guadagnato miliardi e miliardi di euro dicono ok, adesso basta, abbiamo guadagnato abbastanza, sapete cosa facciamo? Ve lo diamo gratis in Africa e a voi ve lo facciamo pagare poco. No, no, anzi, hanno detto addirittura che aumentano i prezzi. Perché come diceva Gesù, è molto più difficile che un ricco entri in paradiso o nel regno di Dio, che non invece un elefante entra dentro la cuna di un ago. E non c'è frase più veritiera di questa, ragazzi, non c'è frase più veritiera di questa. Detto questo, queste diciamo sono un po' di novità. Detto questo, c'è una notizia che è uscita fuori nella giornata di ieri grazie ad un'associazione, perché stavano cercando in tutti i modi nella comunità europea di tenere nascosta, fino a quando non si prendeva una decisione definitiva. È soltanto una bozza di legge, ragazzi. Ma io penso che la faranno diventare effettivamente una legge europea nel giro di pochi giorni, tant'è vero che il 14, quindi tra 4 giorni, sarà prevista diciamo il vertice e si deciderà se attuarlo oppure no. Di cosa sto parlando? Io l'ho sentita ieri per la prima volta su Radio Radio, poi sono andato a cercare chiaramente sempre conferme sui vari siti, e la stessa cosa ne ho parlato ieri con un mio amico, che sto facendo con le mani e con i piedi per portare il radio da noi, lo sto pregando in ginocchio, e anzi, e sicuramente so che ci ascolta anche lui ogni giorno, quindi proprio mi inginocchio in questo momento davanti a lui e dico vieni il radio da noi, sinceramente, perché c'è una mente talmente luciferina, come si dice a Roma, che sono interessanti le sue cose da sapere, le sue novità e tutto quanto. Ecco, anche lui mi ha dato conferma di questa notizia, appunto. Che cosa mi riferisco? Allora, quest'estate si è uscita fuori la cosa nel momento in cui, grosso modo, poco dopo che è stato preso Draghi come presidente del Consiglio, dei bonus, di incentivi fatti dallo Stato per riuscire a sistemare le proprie case e cercare di rendere le proprie case con diciamo, regolarizzarle per il risparmio energetico. Noi in Italia abbiamo case abbastanza vecchie e sono case costruite anni addietro in cui certe sensibilità non esistevano, ecco, però per così dire. Oggi invece, se tu vuoi costruire una casa, devi costruire una casa avendoci certi parametri da seguire, tra i quali questi parametri sono sul risparmio energetico. Ecco, la comunità europea vuole fare una legge attuabile entro il 2030, ricordatevi sempre questa data, 2030. La prossima settimana parleremo più dello specifico, perché si riferisce sempre al 2030, perché poi quando tu ascolti i grandi stati di governo, i grandi capoccia, no? Come si dice a Roma, i grandi capoccia parlano sempre di riforme entro il 2030 o che si attueranno nel 2030. Però, e quindi questo è molto indicativo, e lo ripeto, la settimana prossima, quando avremo più tempo, cercheremo anche di spiegare perché. Cosa significa questo qua? Cosa significa questo fatto? Che entro 2030 chi non ha la casa di proprietà, che uguale che sia la prima, seconda, terza, quarta, decima casa, non importa, senza avere questi parametri nuovi, quindi senza averla modernata e averla fatta, preparata per il risparmio energetico, non potrà né vendere né affittarla addirittura, I paesi chiaramente più colpiti, più indietro sotto questo aspetto, anche perché noi in Italia abbiamo case storiche, no? Case di generazioni,
case storiche, cioè pensate che è notizia di 5-6 anni fa che un contadino a Velletri aveva la sua casa di proprietà da sempre, una vinicola, fattoria, a un certo punto gli casca una bottiglia di vino in cantina, sente del rumore strano dell'acqua, va a guardare sotto nella sua cantina, apre, trova delle botole e sotto ci trova praticamente due mummie antiche romane con un tesoro immenso di roba d'oro. Alla fine erano due architetti vissuti nel 100 dopo Cristo. Ecco, lui praticamente la sua casa è stata costruita sopra appunto questa villa. Ecco, cioè per farvi capire, ecco, case, noi abbiamo case di proprietà così, tra l'altro più delle volte appunto ereditate da nonni, da genitori o da zii. Ecco, infatti i paesi più colpiti sono quelli storici, quindi come la Grecia e come l'Italia. Ecco, questa sarebbe una notizia molto preoccupante in quel caso lì, perché se tu adesso, la cosa mi riguarda anche personalmente, visto che purtroppo quando mia madre non c'è più mi ha lasciato appunto in eredità un appartamento giù a Cattolica, io già so che l'appartamento all'interno di una pensione di mia nonna non rispecchia per niente questi parametri, quindi o la metti a posto e la modernizzi secondo le nuove normative, e quindi anche se lo Stato ti dà molti incentivi ma devi pur sempre tu stesso spenderci dei soldi, o altrimenti sei fregato. Ora, dov'è il concetto, ragazzi? È che concettualmente può essere giusto, anzi sicuramente è giusto concettualmente, visto che dobbiamo, beh, parliamoci chiaro, dobbiamo metterci a posto sotto questo punto di vista, sicuramente, anzi dobbiamo assolutamente metterci a posto sotto questo punto di vista, però la cosa non può avvenire sotto un'imposizione simile, deve avvenire con calma, deve avvenire in un modo tra virgolette più gentile, perché sennò tu così metti in ginocchio molte persone, cioè chi a un certo punto non può pagare i soldi e mettersi a posto la casa, che cosa fa con queste case qua? Che cosa ci farà? Non può vendere, non può affittare, cioè, ma ce ne rendiamo conto? E poi producendo anche un effetto domino, chi invece ha messo a posto la casa e magari l'affitta, aumenteranno i prezzi di affitto, si crea anche un problema sociale. Ecco, io spero e mi auguro che, come spesso accade anche alla comunità europea, dicono, fanno certe cose e poi dopo fanno marcia indietro. Ecco, spero e mi auguro che succeda questo. Ultima cosa che vi dico, ragazzi, è che ieri stavo dando un'occhiata ad una serie di nuove patologie che stanno uscendo fuori, patologie dei miocardiaci, che sono qualche malattia al cuore che sta uscendo fuori negli ultimi mesi. Qualcuno le collega al vaccino, qualcuno no. Beh, certo, ragazzi, francamente vedere un atleta che all'improvviso stramassa al suolo, vedere gente che sta bene all'improvviso stramassa al suolo e sviene, e poi magari si ritrova appunto una all'improvviso stava bene una malattia cardiaca, non lo so, ragazzi, ma qualche dubbio me lo fa venire, francamente, qualche dubbio me lo fa venire. In ogni caso l'AIMA ha chiamato queste, diciamo, queste nuove patologie, cioè queste nuove malattie, perché di nuovo si tratta più o meno, gli ha coniato un nuovo nome, si chiamano malattie post pandemiche, cioè malattie post pandemiche, è il momento che la vado a cercare un attimo, trovata, si chiama stress post pandemico. Non so cosa cazzo significa stress post pandemico, io all'improvviso ho una malattia nuova al cuore che mi crea dei problemi anche nella vita, all'improvviso stramassa al suolo, svengo, mi si verificano che ho questa nuova patologia e qualcuno mi dice, sai, questo si chiama stress post pandemico. Non so cosa cazzo significa, sinceramente, però un po' preoccupato, sinceramente un po' preoccupato lo sono, un po' qualche domanda sinceramente me la pongo su questo,
qualche domanda me la pongo assolutamente. Io ho visto un filmato di quante persone, sia atleti appunto, ma anche quante persone si vede appunto in strada che all'improvviso svengono così, senza ragione, perché erano persone che stavano bene e quant'altro. Ripeto, non lo sappiamo se è correlata al vaccino, però qualche domanda sinceramente me la pongo, anche perché poi senso ha a dire questa è una malattia nuova, si chiama stress post pandemico. Che cazzo significa? Cosa cazzo significa? Dipende, da che cosa dipende? Dateci qualcosa, diteci esattamente il motivo, ma non che vi inventate una sorta di nuovo oggi, una nuova malattia che non ha senso di esistere, o perlomeno non ha nessun. Cosa significa stress post-pandemico? Cioè, la pandemia mi provoca uno stress mentale, uno stress psicologico, e per questo mi prende l'infarto, mi si blocca il cuore, per questo mi viene la malattia al cuore. Cioè, ragazzi, insomma, cioè, a Roma, cioè, a Napoli si dice a cane su ne fescio, no? A Roma si dice non c'ho l'orecchino al naso, insomma, cerca di capire. Quello che voglio dire, su, non ha nessun significato. Cioè, cosa c'hai te? È una malattia, e qual è? Stress post pandemico, che cazzo vuol dire? Che cos'è? È una malattia al cuore, questo o quell'altro, che cazzo c'entra? Stress post pandemico, che cazzo vuol dire? Parlateci bene, fateci capire da cosa dipende, perché sinceramente sono parecchi che si stanno verificando. Detto questo, ragazzi, oggi è stata una trasmissione lunghissima, perché mi sono preso qualche minuto, perché ho dovuto anche, no, cercare di mettere un po' di ordine, no, visto che ieri appunto non siamo andati in onda. Adesso ci attende il fine settimana, ragazzi. Dal punto di vista sportivo, allora, c'è la resa dei conti. Questo fine settimana ci sarà il Gran Premio di Abu Dhabi, che ci dirà chi tra Verstappen e Lewis Hamilton è il nuovo campione del mondo. Ed è una cosa che sicuramente mi terrà inchiodato. Tra l'altro, il Gran Premio c'è alle 2 del pomeriggio, mi sembra. Un po' mi dispiace, però alle 2 del pomeriggio fa sicuramente meglio delle 6, meglio di questi orari assurdi dove metto le partite da zone alle 6, francamente. Tra l'altro, poi, ecco, parlando di calcio, ragazzi, purtroppo è difficile riuscire a concentrare tutte le notizie in un'ora o poco più di trasmissione, perché la campagna europea è finita. Ieri mi è dispiaciuto così tanto per l'Atalanta, ragazzi, così tanto, due pali hanno preso. Se si fossero svegliati un po' prima, alzando i ritmi, giocando a ritmi più alti, avrebbero potuto farcela. Tra l'altro, adesso giocare il pomeriggio la mette anche in una condizione anche complicata. Il giovedì, appunto, proprio per lo scudetto. Veramente mi dispiace tanto. La Roma passa il turno, la Lazio passa il turno da seconda, il Napoli passa il turno da seconda in Europa League. Tutto sommato è positivo, soltanto il Milan è uscito dalle coppe del tutto. E questo riguarda proprio in modo nello specifico, ma sto un attimo facendo manovra, ragazzi, vi dico che quando accumulano la neve sui fianchi della strada, praticamente anche davanti al garage, ecco, vedi, over, tutti arrabbiavi per prima, la stessa cosa accade qua, che stare a credere che sia tanto differente, Non riuscire a far manovra perché c'è la neve accumulata sui fianchi della strada. Vabbè, comunque, insomma, dai, ragazzi, su. Io mi auguro di vedere un bellissimo Gran Premio. Mi auguro che diventerà il campione del mondo sarà il migliore, che non sarà costretto di polemiche, di casini, che non saranno magari una decisione di un giudice e quant'altro. Per fare questo bisogna assolutamente che i piloti si comportino meglio di come si sono comportati nell'ultimo Gran Premio. Ecco, vinca il migliore, vinca la macchina migliore, quel pilota che avrà più nervi saldi, che sarà più cool, come si dice, auguriamoci assolutamente questo. Vi auguro un buon fine settimana, gustatevelo. Chiaramente questo è quello che viene chiamato il terzo advent, ovvero la terza domenica
prima appunto di Natale, ci avviciniamo a grandi folgate al Natale. Ed così, insomma, mi raccomando, come sempre ragazzi, fate i bravi, eh. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiamo lunedì con una bellissima trasmissione, sempre tempo permettendo, ma da quello che hanno detto, insomma, abbiamo fine settimana, qua sarà ancora neve, da lunedì dovrebbe tornare il bel tempo, certo con temperature glaciali. Io sto guidando in questo momento a meno 8 gradi, meno 8 di fuori fa, non c'è male, non c'è male. Ciao a tutti, a lunedì, buon fine settimana.